avevo detto che il Padre Eterno ci ha dato due orecchie e una bocca sola. E quando mi avete chiesto di parlare, vi ho detto non lo faccio, per rispetto a quanti tutti i giorni si impegnano in questa battaglia, perché preferisco parlare di meno e ascoltare di più. Mi avete costretto, allora parlo. Parlo. Ma i miei appunti sono gli appunti che ho preso rileggendo la storia di 10 anni fa, quando eravamo insieme. Oggi si rischia di andare indietro, non in avanti. E questo noi non possiamo permetterlo. Perché l'acqua è un diritto umano inalienabile. E non possiamo dimenticarci di tutto questo. E l'acqua merita rispetto come qualcosa di sacro. Qualcosa di sacro l'acqua. Deve essere un bene accessibile a tutti, a tutti. È una grande ricchezza che ci porta qui, che può essere utilizzata ma non posseduta. Appartiene a tutti. L'acqua non è solo un bene comune, che giustamente sottolineiamo con forza, ma è ancora di più la base della vita. L'acqua è la base della vita. Questo dobbiamo gridarlo con forza. È un elemento indispensabile, e voi me lo insegnate, alla crescita della civiltà e della società. Ora, i beni comuni devono restare fuori dalle logiche di mercato, se no non sono beni comuni. Che sia gestita privatamente a un livello statale, eccetera, non frega niente, l'acqua rimane res pubblica, cosa pubblica. E noi questo che dobbiamo alzare la voce quando in molti preferiscono silenzi. Silenzio. Oggi prevale, e termino, un'economia incapace, una parte di economia incapace di immedesimarsi nei bisogni della collettività. L'economia ha perso lo sguardo profetico, la cura del presente nella prospettiva del futuro. Allora forza! L'altro giorno sono salito a Rifugio Chivasso di Corsa perché Paolo, che è a 1600-1700 metri con la sua compagna, con generosità, fa vivere per rifugio tutto l'anno, è arrivata la SMAT a mettere il contatore. Quando a quelle altezze bisogna fare scorrere sempre l'acqua, perché i tubi non ghiacciano. Mettere un contatore a un rifugio che fa un servizio alla collettività per il bene comune, che vuol dire un costo poi esasperante, è la non capacità di cogliere che si devono fare differenze, ma soprattutto non si possono fare profitti sulla pelle della gente e di onesti lavoratori. E l'ultima cosa, fermi! Dobbiamo evitare che le risorse che rappresentano la vita, perché l'acqua rappresenta la vita e la sicurezza di una società, diventano così merce e fonte di affari. Allora dobbiamo rialzare la voce in modo umile, rispettoso, senza sconti, perché si sta andando indietro, non in avanti. E quello che deve essere fatto, proprio come azienda speciale di diritto pubblico, no, non è stato fatto
e questo noi dobbiamo gridarlo con forza per ottenerlo, costi perché costi.